il passo che ha compiuto l'amministrazione padovana attraverso un progetto di muralismo urbano in alcuni edifici popolari appunto del territorio. Riqualificare la città e gli edifici popolari anche grazie alla street art è un'arte a tutti gli effetti che non tutti forse capiscono, ma se fatta con professionalità e legalmente parlando su spazi concessi dal privato o dal pubblico, possono davvero cambiare il volto urbano e periferico di una città. Succede a Padova in via Fratelli Cavarro a Ponte di Bretta, dietro all'ippodromo Le Padovanelle, dove l'associazione GEOS, su incarico dell'assessorato all'arredo urbano, ha messo in atto un progetto di muralismo urbano sulle pareti esterne di alcuni appartamenti di edilizia popolare amministrati dall'ATER. È da giorni che i Briders, appartenenti all'associazione, lavorano con tanto di impalcatura mobile e presto si sposteranno in un'altra zona della città per mettere su muro la loro firma, perché è proprio la loro firma al centro dei lavori artistici che ogni volta prende forma e colori diversi. E la loro è arte contemporanea, non vogliono essere scambiati con gli imbrattatori dei muri, con gli amanti delle bombolette spray e delle frasi d'effetto rubate di notte. Le opere che vediamo qui sono firme degli artisti. E loro per tutta la vita faranno la loro firma, elaborandola, migliorandola stilisticamente. Il nome del progetto è AED, sta per avanti, avanti. Quindi io credo che questo sia un buon inizio perché Padova possa continuare nella legalità e nelle cose belle. Cioè di tutto, alla fine il mezzo bomboletta è un mezzo, da lì poi ognuno fa il suo, diciamo. A me piace, io sono orientato verso l'arte, diciamo. Quindi, poi magari adesso è anche presuntuoso dire opere d'arte, però cioè, la mia è una spinta artistica, diciamo, non da vandalo, non da imbrattatore, comunque.